È un po' come alcune persone, tutto sono tranne quello che sembrano. E quindi oggi sono qui per provare uno dei siti più sponsorizzati degli ultimi tempi. Ma prima di svelarvi di quale sito si tratta, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Gli assidui frequentatori di social, oppure chi ha visto l'anteprima del mio video, lo avrà già capito. Lo sponsor di oggi è Temu. E io non vedevo l'ora che la spedizione fosse disponibile anche in Italia per testare la qualità dei loro prodotti. Per chi non lo conoscesse, ma ne dubito, visto che Temu è uno degli e-commerce cinesi più scaricati dell'ultimo periodo e anche il più discusso. Tra pubblicità insistenti e sconti pazzeschi, è impossibile resistere al fascino di Temu. Per tutta questa merce io ho speso soltanto 50 euro. La caratteristica principale di questo e-commerce è che si può trovare davvero di tutto, dall'abbigliamento alle cose per la casa, non soltanto decorazioni, ma veri e propri oggetti utilissimi per la pulizia a prezzi davvero scontatissimi. Continuando ancora la lista degli oggetti che si possono trovare, vediamo articoli per animali, per la cura della persona, insomma, il vero e proprio imbarazzo della scelta. Bisogna però capire se questi prezzi così convenienti si traducono poi in prodotti validi o vere e proprie ciofeche. Spero vivamente di no, e io oggi sono qui proprio per testare quanto sia affidabile Temu e soprattutto attendibili le loro immagini. Se date un'occhiata al sito, infatti, tutte le foto sono curatissime, convincenti, che davvero vi è voglia di acquistare tutto. E nulla, direi di iniziare, anche perché le cose che ho da mostrarvi sono tantissime. Se ancora non l'avete fatto, potrete scaricare l'app dal link che vi lascio giù in descrizione. Con questo codice potrete ottenere fino al 50% di sconto. Vi anticipo di non aspettarvi un haul di abbigliamento, perché ho comprato tutte cose utilissime per la casa e anche per la cura della persona e del mio gattino. Ho il pacco qui giù, inizio proprio a caso, anche perché mi dovrei infilare nella busta per poter prendere le cose un po', diciamo, in ordine. Io nel frattempo che ve li mostro vorrei anche comunicarvi il prezzo dei singoli oggetti, giusto per renderci conto del potenziale di questo sito. Iniziamo con questo, è un set di tre mollette per capelli, sono proprio le tipiche pinze per capelli che vanno ultimamente un sacco, anche per fare delle acconciature per uscire. Ve le faccio vedere più da vicino perché oltre a non sembrare affatto il tipico mollettone casalingo, sono fatti in un materiale piuttosto particolare. Sembra tipo ABS, non so come definirlo. Forse il fatto che non abbiano affatto una finitura lucida, ma opaca, le trovo perfette per essere utilizzate anche fuori casa, in ufficio, a scuola, insomma, quando si devono raccogliere al volo i capelli e mettere comunque in testa qualcosa di carino. E li ho pagati tutti e tre 1,40 euro. Da un periodo a questa parte che le mie finiscono tutte masticate. Micholaki non le adora affatto. O forse le adoro troppo. Vedrò di nasconderle a dovere. Proseguiamo con un altro articolo per la cura della persona. Lo scatolino è quasi completamente distrutto. Speriamo che all'interno sia integro. Comunque, a parte che è schiacciato leggermente qui su, è totalmente sigillato. Ta-da! Olio di rosmarino cosmetico. Questo è un olio per la crescita dei capelli. Non mi aspettavo perciò un olio essenziale pure al 100%. L'ingrediente successivo all'olio di rosmarino è il cocco. Ma non mi aspettavo questa dicitura qui, ETC, eccetera. Ma in che senso? Non sono specificati tutti gli ingredienti? Non mi convince questa cosa. Dispenser per l'acqua per animali domestici. Oddio, la parte superiore non mi fa proprio impazzire perché mi è arrivata leggermente ammaccata. Non so se mettendo l'acqua si sistema un pochino. Ed è di quei materiali tipo delle bottiglie che si appiattisce con le mani, quindi. La parte di sotto invece in plastica. Vi faccio sapere quanto durerà. Quando lo scegliete, mi raccomando, fate attenzione, guardate le immagini. A volte su questi e-commerce sembra si stia facendo la selezione del colore, invece magari si sta selezionando proprio il modello. Deve avere questa apertura, altrimenti se state cercando un dispenser per l'acqua e per sbaglio prendete quello per i croccantini, potreste perdere tutta l'acqua all'interno del lavandino se siete fortunati, oppure nel bagno direttamente, come è capitato a me perché non mi ero accorta dell'errore. Ho dovuto raccogliere circa 3 litri e mezzo di acqua, quindi l'accaduto non l'ho più dimenticato. L'ho pagato 7 euro, però considerando che ha un dispenser in plastica morbida, non mi fa proprio impazzire.
queste spugnette, queste facce da topo orsacchiotto. Sono davvero carinissime, sono delle spugne cattura peli per lavatrice. Sì, in effetti ho comprato un bel po' di cose dedicate al mio gatto. Chi ha un animale domestico in casa può capire il mio disagio. E soprattutto questi li ho trovati davvero interessanti da provare. Per chi non lo sapesse, Lucky, il mio gatto, è un gatto a pelo lungo. Quindi mi ritrovo questi peli lunghissimi praticamente un po' ovunque e ho pensato fosse necessario prendere qualcosa anche per la pulizia della lavatrice. Queste le ho pagate entrambe 3 euro. E vai, c'è sempre roba nella mia cesta dei panni sporchi, quindi questo lo proviamo subito. Lo metto in lavatrice, aziono il lavaggio, vediamo se ha funzionato. Spostiamoci alla luce naturale così vi faccio vedere quanti peli ha catturato. Direi che ne ha presi un bel po'. E quindi di questo farò una grande scorta, considerando soprattutto il prezzo. Una cosa super super utile per tutte le persone che amano stendere il fondotinta con la Beauty Blender, un porta Beauty Blender bucherellato. Ogni volta che laviamo questa Beauty Blender, dove la mettiamo? Nel porta Beauty Blender. La cosa bella è che sta pure in piedi. Pagata soltanto 30 centesimi. Un altro prodotto per il mio gatto. Questa promette di essere proprio la rivoluzione. Una spazzola in silicone. All'interno di tutte queste setole morbidissime ci sono dei forellini che permettono la fuoriuscita del sapone e dell'acqua. Basta aprire il tappo e all'interno della spazzola si possono aggiungere tutti i prodotti che ci servono per lavare il nostro animale domestico, perché questo non è soltanto per i gatti ma anche per i cani. Io la trovo davvero un'idea innovativa. Bisogna vedere se poi è funzionale con un gatto adulto che non ama essere lavato. E questa l'ho pagata 1,60 euro. Poi ho comprato questo set di dispenser per bagno doccia, shampoo e balsamo. Il design è molto accattivante, sono fatte in plastica. Nero e oro rendono il dispenser abbastanza elegante. Al di là del colore, che poi ognuno li sceglie un po' a gusto proprio, strizzano l'occhio al risparmio, potendo comprare direttamente le ricariche, soprattutto diciamo per il bagnaschiuma. Bellissimo set, questo me l'hanno proprio regalato. Poiché, essendo il mio primo ordine su Temu, avevo 3 articoli in omaggio a mia scelta. Anzi, quello che vi consiglio è quello di non procedere subito all'acquisto, ma di mettere le cose nel carrello e di aspettare che vi arriva la notifica, perché sicuramente avrete anche voi i vostri 3 prodotti in omaggio. Ma comunque il prezzo del set è di appena 6 euro. Questa scatolina, non so cosa ci sia all'interno, vediamo. Ah sì, ho capito. Oh, ma che carino! Un porta bastoncini per le orecchie con la possibilità di prenderlo direttamente da qui senza dover alzare ogni volta il coperchio. Il coperchio è in legno, ve lo faccio sentire nel microfono. Invece questa parte qui trasparente è in plastica, ma davvero di ottima qualità. Bellissimo, mi piace un sacco. L'ho pagato 3 euro. Darà un aspetto davvero molto elegante ai bastoncini per le orecchie, che hanno di solito una scatolina troppo brutta. L'autunno è arrivato. Si sta più tempo a casa, ma non è detto debba essere una prigione. Perciò vai di essenza profumata, questo dovevo assolutamente prenderlo. Anche perché ho intenzione di mostrarvi come potreste creare delle meravigliose essenze da utilizzare nel diffusore per essenza. Ma poi parliamo di quanto è bellissimo. Non vedo l'ora di metterlo in funzione. E questo completo di spinotto l'ho pagato 6 euro. E ovviamente potevo rinunciare a qualcosa di bello setto? Assolutamente no. Ho preso queste ciabatte, davvero molto molto sexy, ma soprattutto confortevoli. Ma sono morbidissime! Oh no! Hanno sbagliato taglia! L'avevo presa in taglia 38 e questi sono 40-41. Mi andranno enormi! Li provo. Ah no! Ah wow, sono perfette! Comodissime, non so se vi piace il design. E queste costano 8 euro, ma io le ho inserite tra i 3 articoli, quindi le ho ricevute in omaggio. Santa Maria, quanto è grande questa bottiglia! Ma che bella! Wow! Avessero fatto anche il dispenser del gatto in questo materiale, sarebbe stato proprio perfetto. Ma non ci credo, l'ho pagata soltanto 2,50 euro. Bottiglia enorme, motivazionale. Beh, bisogna sforzarsi a bere di più, conoscete già tutti i benefici. E lei ci può sul serio aiutare. A proposito, ditemi se vi piacerebbe un video o uno short con la mia selezione di tisane preferite. Non me l'aspettavo.
No, vabbè, stupenda. Adesso questa sicuramente qualcuno me la ruberà. Ciao amore, scusami se parlo troppo. Continuando, ho preso questo set invernale che è composto da cerchietto, troppo bello, bellissimo, una vera principessa. Vabbè, insomma, un po' massiccio, ma sicuramente funzionale, puccioso. Serve per proteggere i capelli quando si va a sciacquare il viso oppure quando ci si trucca. Comunque è una cosa abbastanza casalinga. E questi invece sono i proteggi polsi. Avete presente quando d'inverno vi sciacquate il viso e va a finire tutta l'acqua nelle felpe? Ecco qui. Con questi abbiamo risolto finalmente tutta la situazione. L'intero set l'ho pagato 1,80 euro, ma vi assicuro che sono di una qualità super. Ma si è fatto buio, mannaggia. Quando ho acquistato le ciabatte mi è venuto in mente che avrei dovuto fare a breve una bella pedicure e quindi mi sono munita di scrub per i piedini. Interessante il fatto che tutti i prodotti cosmetici arrivano ben sigillati. Quindi ho preso questo scrub per i piedi alla pesca, che non vedo l'ora ovviamente di sentirne il profumo. Mi aspetto una cosa molto profumata, quindi temo non deludermi sullo scrub per i piedi. No, pazzesco, buonissimo. Ha un buonissimo odore proprio di pesca. Dovrebbe essere uno scrub, oltre che esfoliante, anche illuminante. Non so, vi farò sapere. Ne ho presi due. L'altro ormai sapete per chi è, quindi non lo apro. Pagato 3,57 euro l'uno. Spazzole per massaggio del cuoio capelluto. Questa è la mia, questa sapete per chi è. Solidi e morbidi allo stesso tempo. Faranno sicuramente un bel massaggio. Questa spazzola ormai si vede praticamente ovunque. Non l'avevo, ho sempre fatto tutto quanto con i polpastrelli, quindi era arrivato il momento di comprarla e ho pensato di farlo proprio in quest'ordine. Pagata 1,20 euro. Premessa, devo provarla e spero funzioni. Tanto quanto spero di non addormentarmi sotto la doccia dal forte rilassamento. Era così elegante che non potevo non prenderlo. È un po' come alcune persone, tutto sono tranne quello che sembrano. Magari questa volta eviterò di nasconderlo nel punto più buio del bagno. A parte gli scherzi, è uno spazzolone da appendere al muro. L'ho pagato 9 euro, un po' caruccio, ma sono rimasta totalmente affascinata. C'è questo adesivo che si dovrebbe attaccare al muro, ma se comunque avete intenzione di non bucare le pareti e di comprare tutti questi accessori, vi consiglio di munirvi di questo nastro adesivo. Questo l'ho preso su Amazon, vi lascio il link giù in descrizione, è davvero una forza. Ultimissima cosa, ma non meno importante, perché fanno tutti questo rumore non saprei. Ne prendo per esempio una, il gancio è a vite e quindi va semplicemente avvitato. Sembrano proprio degli appendini di classe. Queste sono le grucce per gonne e pantaloni, mi servivano proprio queste. E in ogni pacco ce ne sono 5, quindi ne ho prese 10. 10 grucce, 10 euro. Quindi in pratica 1 euro a gruccia. Mi sembra più che onesto come prezzo. E niente, questo era l'ultimo articolo. Come avete visto, ho ordinato davvero di tutto. E soprattutto il consiglio del giorno di Devanatura: leggete sempre le recensioni al di sotto dell'articolo. Sono importantissime, vi faranno capire in realtà le principali caratteristiche, pregi e difetti dell'articolo che state andando ad acquistare. Io spero davvero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Ormai si è fatto totalmente buio, io ho dovuto accendere tutte le luci per far sì che mi continuate a vedere. Mi fa anche una certa fame perché si è fatto l'orario di cena, quindi vi saluto, alla prossima, ciao!